Ehi, sei così bella la mattina, gonfia di sogni come me. Quando sbadigli chiudi un occhio, prima del trucco e del caffè. Sei così bella fai paura, dove le fanno quelle come te. Oh, ehi, sei così bella quando ridi, se arricci il naso poi mi uccidi. Tira i capelli in su da brava, con la tua dieta da sportiva. Contro i miei vizi da poeta, dove le fanno quelle come te. Oh, tu mi dici che sono un egoista, che penso solo a me, come se pessimista. Ma non lo vedi che io ti porto sempre addosso, sei appiccicata dentro con me, le copertine dei dischi sul mio letto. Sei bella da star male, ma a me mi fai solo bene. Bellezza nucleare, la sera mi entri nelle vene. Svegli in piena notte, devi andare, non puoi restare. Hiroshima è una canzone d'amore esplosiva. Parla di certa routine, di certa bellezza soprattutto, che salva l'amore da certa routine. Come cantava Mina, mi sei scoppiato dentro al cuore, ecco, qualcosa del genere. Ehi, sei così bella la mattina, con il tuo tè e la tua playlist. Mi dai le spalle quando dormi, e poi ti giri e mi sorprendi. Sei così bella fai paura, dove le fanno quelle come te. Oh, e tu mi dici che non può funzionare, che penso solo a me, sono un animale. Ma qui cattività io ti porto sempre addosso. Nell'amore io ritengo ci siano varie fasi. La prima fase è quella dell'innamoramento, in cui ci si cerca, ci si attende, ci si desidera. Ci si vive intensamente nei momenti in cui si sta insieme. Poi subentra una seconda fase, che è la fase in cui si vive il vero privilegio dello stare insieme, in cui si decide formalmente e ufficialmente di stare insieme. E credo che questa fase sia tanto interessante e stimolante quanto anche pericolosa, perché inevitabilmente ci si abitua con certa quotidianità dell'amore all'altra persona. In questa fase credo che certa bellezza, quella pura, vera, estetica, al di là di quella dell'anima e quella della testa, sinceramente sia una grande forma di salvezza dalla routine, dalla assuefazione a quell'amore. Il riuscire ad essere sorpresi, sconvolti dalla gestualità quotidiana, da certa ritualità quotidiana nel guardare lei che si trucca, lei che fa sport, lei che ascolta la sua musica, credo che sia una grande forma di d'amore esplosivo, appunto, che come una bomba ti esplode quotidianamente praticamente dentro, nella testa, nel petto, e ti sconvolge un po' con una certa routine l'universo emotivo dentro. La bomba di Hiroshima nel mio petto, sei bella da star male, a me mi fai solo bene. Bellezza nucleare, la sera mi entri nelle vene. Poi ti svegli in piena notte, devi andare, non puoi restare mai qui, dove ti spogli e ti scompigli, come fa il vento ai tuoi capelli, come fai tu con i miei giorni. Ti vengo a prendere stasera, e tu mi dici che sono un egoista, che penso solo a me, come sei pessimista. Ma non lo vedi che io ti porto sempre addosso, esplodi ancora in testa come la bomba di Hiroshima nel mio petto. Hiroshima, tra l'altro, è la prima canzone che ho scritto di quelle che sono finite in questo disco Amore e Gloria, per cui è una canzone alla quale sono molto affezionato, perché in qualche modo ha segnato l'inizio di tutto in questo nuovo progetto. All'inizio avevo anche nella mia testa, soprattutto, e nel mio provino un sound completamente diverso, più danzereccio, con una cassa in quattro. Poi fortunatamente, quando abbiamo iniziato a mettere mano alla produzione vera e propria con Matteo Bemolle, l'arrangiamento ha preso un'altra direzione. Adesso il brano suona com'è nel disco, e l'arrangiamento di questa canzone, tra l'altro, è tra i miei preferiti dell'album. Ti vengo a prendere stasera e dimmi un po' dove le fanno quelle come te.